Ciao ragazze, faccio un video perché parlando con varie persone riguardo quello che pensavamo della casa scrap, della grammatura per fare junk, mi sono ritrovata un po' in quello che diciamo pensavano anche loro, ovvero che la carta scrap, se non mi sbaglio, è 180 grammi, 200, è abbastanza rigida. Io non mi ci trovo perché poi comunque, essendo che li faccio belli pieni, la carta troppo rigida non mi piace per poterci scrivere. E quindi cosa ho fatto? Me la fotocopio su carta da stampante, che poi posso usarla sia normalmente che doppiata, ovvero vi faccio vedere intanto queste e poi ve le faccio vedere dopo. Allora, dicevamo, questa forse è un po' più spessa. La cerco un attimo. Ecco, questa qua era un foglio della, mi pare, Simple Story. L'ho fotocopiata, ora vabbè, i colori non si vedono perché il mio cellulare, come al solito, batteria scarica e non posso usare il flash. Comunque questa è una carta da stampante, ma io mi ci trovo benissimo perché come classici fogli dei quaderni a righe, quadretti. E ve ne faccio vedere una che ho stampato sia fronte che retro. Questo no perché è un foglio più spesso. Ecco, questa. Come vedete, ha il disegno qua e poi il retro anche. Io mi ci trovo benissimo perché mi piace questa consistenza, non troppo spessa. Ecco, questo è un pochettino più spessa, ma proprio poco. Vabbè, questa è una busta. Ecco. Questo è sempre 80 grammi. Comunque, vabbè, questi erano fogli che aveva comprato mia sorella da Sheila. Non mi ricordo che marca erano, però questi erano già di una grammatura simile. Penso che siano stati 80 grammi pure quelli. E io cosa ho fatto? Me li sono fatti prestare e me li sono fotocopiati tutti. E anche questa è fronte retro. Questa era un vellum di Lidl e su carta bianca ha un bellissimo effetto. E sono riuscita anche questa a stamparla a fronte retro. Scusate, mal di gola. Anche questa è un'altra carta scrap. Comunque, vi faccio vedere un po' quello che ho stampato in questi giorni, perché tante ragazze spendono tantissimi soldi per questa carta scrap. Io sinceramente non lavorando non me lo posso permettere, anche perché ne comprerei a quintali. E ultimamente ho preso due lotti. Scusate, mia figlia è arrivata. Rieccomi. Dicevo, ho preso due lotti da una ragazza che svendeva tutto, ma nel primo lotto c'erano tipo più di 100 fogli scrap, tipo. Aspettate. Tipo carta così. Erano tantissimi e sono riuscita a prendere anche il secondo lotto che vendeva e ce n'erano tantissimi, non solo col foil, ma tipo anche così. Quindi io cosa faccio? Quando mi piace una carta in particolare, a parte questi col foil che li uso per le fustellate, quando mi piace una carta particolare, cosa faccio? Me la vado a fotocopiare e mi ci faccio i junk.
In questi giorni ho provato a stamparne qualcuna da Pinterest, da internet. E il risultato non è perfetto come quella che compri, però per me può andare più che bene. Ho stampato questi, ve li faccio vedere un po' velocemente per farvi capire che cosa si può fare se uno ha una stampante. Ora vi ripeto, i colori non sono proprio come si vedono nel video, sono molto più accesi. Ecco, ora vi faccio vedere. Allora, vabbè, le farfalle. Io ho stampato questo. E con Paint mi dà la possibilità di invertire il colore. Quando inverti il colore viene una figata pazzesca. Questa è la carta scrap che ho comprato, che io mi sono fotocopiata proprio perché mi piace tanto, e in modo che se volessi farmi degli altri junk ce l'ho sempre lì a disposizione. Questa è fronte retro. È bellissima, mi piace. Questa, vabbè, ho tirato fuori il foglio prima e non me l'ha stampato. Questo è l'effetto negativo di questo foglio qua. Cioè, vengono delle cose pazzesche. Comunque, questa mi piace tanto. Poi ho fatto, questo è l'effetto negativo, facciamo, ho preso questa da internet, che è un verde acqua e mi ricordava un po' i fiori della Naiole Ari. E allora io l'ho rimpicciolito, ho fatto diventare il fiorellino più piccolo e l'ho fatto anche in negativo, che viene viola, blu e verde, viene bellissimo. Ho degli altri fogli, ne avrò fatti più di 100. Poi, vabbè, con la stessa carta mi sono fatta delle bustine. E in queste le ho decorate con queste decorazioni qua che sono, mi pare, di Maggie Holmes. Io, non lavorando, non ho la possibilità di comprarmi tutte queste cose. Scusatemi. Scusate, sempre casino qua. Comunque, dicevo che non lavorando non mi posso permettere di comprare tutto quello che mi piacerebbe, e siccome comunque non vendo, cioè queste cose non le vendo, me le stampo per me, ho deciso, vabbè, di fare una prova, e mi piacciono molto come vengono. Poi mi sono stampata anche questi, diciamo che si chiamano effemera. Boh. Cioè, logico, il risultato non è come quelli che si comprano originali, però a me piacciono molto. Li ho attaccati su cartoncino rigido bianco. No, questa era una carta scrap della Lidl che non usavo. E siccome ho finito il cartoncino bianco, comunque l'ho attaccati qua, poi li attaccherò sui miei junk. E questi sono in cartoncino. Poi questi sono più leggeri, perché comunque penso che li attaccherò direttamente sulle pagine. Però cioè, ci sono tantissimi ritagli. Cioè, io penso che chiunque faccia questa cosa qua, che si stampi quello che le piace, logico, c'è chi ha la possibilità di comprare tutto e chi si arrangia così. Però, cioè,
Cioè, questa era proprio la curiosità di qualcuna con cui ho parlato, di vedere cosa mi ero stampata. E secondo me il risultato è carino, mi piace. Tipo anche questi bigliettini, penso che siano ticket. Vabbè, per ora è tutto e non credo che abbia più niente da mostrarvi. Gli altri fogli è inutile che ve li faccio vedere perché tanto sono tantissimi. E ora faccio un altro video per farvi vedere il mio junk, se ci riesco. Buona serata, ciao!